Consigliere Matucci, alla riapertura delle scuole, soprattutto nel plesso di Villa Marchesa, si è creato un problema. Di cosa si tratta? Insomma, dopo 3 mesi, insomma, i genitori hanno trovato una brutta sorpresa. Ma sì, come sempre il nostro sindaco promette e poi ogni volta andiamo a scoprire l'inadeguatezza in ogni situazione critica a cui si trova a risolvere, o meglio, che non risolve. Abbiamo avuto problemi purtroppo con il Covid per alcuni plessi scolastici che sono stati dislocati. A distanza di 2 anni però il sindaco aveva promesso una soluzione e ieri mattina invece, come sempre, una classe non aveva un luogo dove poter svolgere le lezioni. Tutto ciò perché il sindaco e la sua amministrazione evidentemente hanno passato l'estate altrove e non hanno potuto o voluto trovare un minimo di tempo per risolvere un problema che attanagliava già questi alunni, questi genitori da anni. Fortunatamente il Covid volge al termine, invece l'inadeguatezza e la non prontezza a risolvere i problemi del nostro sindaco ancora ieri ha fatto trovare dei genitori a disagio che non sapevano in quale luogo i loro figli dovessero svolgere le proprie lezioni. E quindi ancora una volta ci troviamo a dover, non dico bacchettare, ma a ricordare a tutti il fatto che questo sindaco non pensa mai alla comunità tutta, ma ai propri orticelli, come possiamo vedere dal piano asfalti personalizzato. La cosa grave è che quando si vanno a toccare le famiglie, i bambini, si scende proprio nel profondo di una comunità, e quindi non dare importanza a loro per me è un segno di inadeguatezza e soprattutto di irresponsabilità amministrativa. Speriamo che nei prossimi giorni, come promesso dal sindaco, si possa risolvere questo incombente problema, ma la vedo dura, in quanto avendo avuto 2 anni dal Covid e 3 mesi tutta l'estate, sia lui che l'assessore all'istruzione dovrebbero fare un grave mea culpa in merito a questa inadeguatezza.